sono andata avanti con il lavoro e ho lavorato in tutto 9 ripetizioni, quindi lasciando perdere le prime due righe e considerando le 4 righe di ripetizioni che dobbiamo ripetere, le ho ripetute 9 volte in tutto. Ed ora vediamo come lavorare il bordo. Giriamo il lavoro e lavoriamo la prima riga del bordo. Nel primo punto lavoriamo un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle e 2 punti alti. 1, 2. Poi lavoriamo una catenella e in questa riga lavoreremo solo nei 3 punti alti chiusi assieme. Quindi nel prossimo di questi punti lavoriamo un punto puff, due catenelle, un punto puff. Lavoriamo 2 catenelle e nel prossimo punto un punto basso. 4 catenelle e un punto alto nel prossimo punto. Cinque catenelle, 2, 3, 4, 5 e un punto alto nel prossimo punto. 4 catenelle e un punto basso nel prossimo punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Quindi ricominciamo lavorando 2 catenelle, nel prossimo punto lavoriamo un punto puff, 2 catenelle, un punto puff, 2 catenelle, un punto basso nel prossimo punto, 4 catenelle, un punto alto nel prossimo punto, 5 catenelle, 4, 5, un punto alto nel prossimo punto, 4 catenelle, un punto basso nel prossimo punto. E ripetiamo. E questa è la sequenza che ripetiamo fino al centro della riga. 2 catenelle, un punto puff, 2 catenelle, un punto puff, 2 catenelle, un punto basso, 4 catenelle, un punto alto, 5 catenelle, un punto alto, 4 catenelle, un punto basso. Lavorate tutte le ripetizioni, rimaniamo con 2 punti alti prima dell'archetto centrale. Qui lavoriamo 2 catenelle, un punto puff nel primo punto alto, 1 catenella e nell'archetto centrale lavoriamo un punto puff, 1 catenella, un punto puff, 3 catenelle, un punto puff, 1 catenella e un altro punto puff nell'archetto centrale. Una catenella, un punto puff nel secondo dei due punti alti, ed ora lavoriamo la ripetizione che ripeteremo fino alla fine della riga. Lavoriamo sempre in modo speculare, 2 catenelle, un punto basso, 4 catenelle,
un punto alto, 5 catenelle, un punto alto nel prossimo punto, 4 catenelle, un punto basso nel prossimo punto, 2 catenelle e nel prossimo punto un punto puff. Due catenelle, un punto puff. E questa è la sequenza che ripetiamo fino alla fine della riga. 2 catenelle, un punto basso, 4 catenelle, un punto alto, 5 catenelle, un punto alto, 4 catenelle, un punto basso. 2 catenelle e nello stesso punto un punto puff, 2 catenelle, un punto puff. E ripetiamo questa sequenza fino alla fine della riga. Terminate tutte le ripetizioni, lavoriamo una catenella e nell'ultimo punto, quello sostituito con le 4 catenelle, lavoriamo 2 punti alti. E un punto alto doppio. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2 del bordo. Nel primo punto lavoriamo un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle e 2 punti alti. 1, 2, 3 catenelle e un punto basso nel prossimo punto. 4 catenelle. E iniziamo la ripetizione che ripeteremo fino al centro della riga. Nell'archetto tra i due punti puff lavoriamo un punto puff, catenelle e un punto puff. Quattro catenelle e un punto basso sopra il punto basso della riga precedente. E se volete inserire le perline, le inseriamo in ognuno dei punti bassi delle ripetizioni fino al centro della riga. Allarghiamo un po' l'asola sull'uncinetto e prendiamo l'uncinetto piccolo con una perlina e infiliamo la perlina. Riprendiamo l'uncinetto che stiamo usando e lavoriamo un punto basso sopra il punto basso. 4 catenelle. Saltiamo il prossimo archetto e nel successivo lavoriamo 9 punti alti. 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8 e 9. 4 catenelle e un punto basso con la perlina sopra al punto basso. Inseriamo la perlina e riprendiamo l'uncinetto e diamo all'asola la grandezza giusta e lavoriamo un punto basso. 4 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo fino al centro della riga. Nell'archetto tra i punti puff, un punto puff, 2 catenelle, un punto puff, 4
4 catenelle, un punto basso con la perlina sopra il punto basso, 4 catenelle, 9 punti alti nell'archetto tra i due punti alti, 4 catenelle, un punto basso, 4 catenelle. Se non volete mettere le perline, semplicemente lavorate un punto basso e lavoriamo così fino al centro della riga. Lavorate tutte le ripetizioni, arriviamo al centro della riga e qui lavoriamo tra i punti puff, quindi nell'archetto tra i punti puff, un punto puff, una catenella, un punto puff nel prossimo archetto, una catenella e nell'archetto centrale lavoriamo come nella riga precedente, un punto puff, una catenella, un punto puff, tre catenelle, un punto puff, una catenella, un punto puff. Una catenella, un punto puff nell'archetto tra i due punti puff. Una catenella, un punto puff nell'archetto tra i due punti puff. E ricominciamo a lavorare le sequenze in maniera speculare, quindi 4 catenelle, un punto basso nel punto basso con la perlina, 4 catenelle, 9 punti alti nell'archetto tra i due punti alti, 1, 9, 4 catenelle, inseriamo la perlina, un punto basso nel punto basso della riga precedente, 4 catenelle, e nell'archetto tra i punti puff lavoriamo un punto puff, due catenelle, un punto puff. E ripetiamo questa ripetizione fino alla fine della riga. 4 catenelle, un punto basso con la perlina, 4 catenelle, 9 punti alti nell'archetto tra i punti alti, 4 catenelle, un punto basso, 4 catenelle e nell'archetto tra i due punti puff, un punto puff, 2 catenelle, un punto puff. Lavorate tutte le ripetizioni, alla fine della riga lavoriamo 4 catenelle, 4, un punto basso nel secondo punto alto con la perlina, qui, tre catenelle e nell'ultimo punto lavoriamo due punti alti, uno, due, e un punto alto doppio. Così. Giriamo il lavoro e lavoriamo la terza riga del bordo.
Nel primo punto lavoriamo un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, una catenella e un punto alto doppio. Lavoriamo una catenella e nel prossimo punto lavoriamo un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio. Lavoriamo una catenella e anche nel prossimo punto alto lavoriamo un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio. Ed ora cominciamo la ripetizione che lavoreremo fino al centro della riga. Lavoriamo 3 catenelle. Nell'archetto tra i punti puff lavoriamo un punto puff, due catenelle, un punto puff, lavoriamo 3 catenelle. Ed ora andiamo a lavorare direttamente sopra ai 9 punti alti. Sopra ogni punto alto lavoriamo un punto alto doppio, e separiamo con una catenella, quindi una catenella e un punto alto doppio nel prossimo punto alto. E continuiamo così. Separiamo con una catenella, un punto alto doppio e continuiamo così per tutti e 9 i punti alti. E questa è la ripetizione che ripetiamo fino al centro della riga. 3 catenelle, nell'archetto tra i punti puff un punto puff, 2 catenelle, un punto puff, 3 catenelle e sopra ognuno dei 9 punti alti lavoriamo un punto alto doppio e separiamo sempre con una catenella. Lavorate tutte le ripetizioni, lavoriamo la parte centrale. 3 catenelle, un punto puff negli archetti tra i punti puff, e separiamo tra loro i punti puff con una catenella, un punto puff, una catenella, un punto puff. Una catenella e nell'archetto centrale lavoriamo un punto puff, tre catenelle, un punto puff. E lavoriamo in modo speculare, quindi una catenella, un punto puff nell'archetto, una catenella, un punto puff nell'archetto, una catenella, un punto puff nell'archetto. Ed ora cominciamo la ripetizione che ripeteremo fino alla fine della riga. 3 catenelle, un punto alto doppio sopra ognuno dei punti alti, e separiamo sempre con una catenella. 3 catenelle e nell'archetto tra i punti puff un punto puff,
2 catenelle, un punto puff. E ripetiamo questa ripetizione fino alla fine della riga. 3 catenelle, un punto alto doppio sopra ognuno dei punti alti della riga precedente, separando sempre con una catenella, 3 catenelle e nell'archetto di punti puff, un punto puff, 2 catenelle, un punto puff. Continuiamo così fino alla fine della riga. E terminiamo la riga come l'abbiamo iniziata. 3 catenelle, nel primo dei due punti alti lavoriamo un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio, lavoriamo una catenella, nel prossimo punto alto un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio, una catenella e anche nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto doppio, una catenella, un punto alto doppio. Giriamo il lavoro e lavoriamo l'ultimo giro. Per prima cosa inseriamo una perlina. Lavoriamo una catenella con la perlina e la ripetizione che ripeteremo per 5 volte è una catenella, un punto basso nell'archetto. Una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, 2 catenelle, 2 punti bassi nel prossimo archetto, un punto basso nel punto puff, 2 punti bassi nell'archetto tra i punti puff e nel primo inseriamo una perlina, 1, 2, un punto basso nel prossimo punto puff, 2 punti bassi, 2 catenelle ed ora lavoriamo un punto basso in ognuno degli archetti separando sempre con una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso, una catenella e così per tutti gli archetti. E questa è la ripetizione che ripetiamo fino al centro della riga. 2 catenelle, 2 punti bassi nell'archetto, un punto basso nel punto puff, 2 nell'archetto e nel primo inseriamo una perlina, 1 nel punto puff, 2 punti bassi, 2 catenelle e un punto basso in ognuno di questi archetti e separiamo ogni punto basso con una catenella. E ripetiamo in questo modo fino al centro della riga. Lavorate tutte le ripetizioni, nella parte centrale lavoriamo così. 2 catenelle, 1, 2, 2 punti bassi nell'archetto, un punto basso in ogni punto puff e in ogni archetto fino al centro, nel puff e nell'archetto, nel puff, un punto basso nell'archetto centrale, una catenella, inseriamo una perlina, un punto alto nell'archetto centrale, una catenella, un punto basso,
E ricominciamo dall'altra parte in modo speculare, quindi un punto basso in ogni punto puff e in ogni archetto. E lavoriamo la ripetizione che ripetiamo fino alla fine della riga. Due punti bassi nell'archetto, due catenelle, un punto basso in ognuno degli archetti e separiamo sempre con una catenella. Così, due catenelle. Due punti bassi nel prossimo archetto, un punto basso nel punto puff, due punti bassi nell'archetto e inseriamo una perlina. Un punto basso nel punto puff. E questa è la ripetizione che ripetiamo fino alla fine della riga. Due punti bassi, due catenelle, un punto basso in ognuno degli archetti e separiamo sempre con una catenella, due catenelle, due punti bassi nell'archetto, un punto basso nel puff, due nell'archetto e nel primo punto basso inseriamo una perlina e un punto basso nel secondo punto puff. E ripetiamo fino alla fine della riga. E terminiamo la riga come l'abbiamo iniziata. Lavoriamo due punti bassi nell'archetto, due catenelle e ripetiamo per 5 volte un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella. Un punto basso, una catenella, inseriamo una perlina e terminiamo con un punto basso nell'ultimo punto, quindi nella quarta catenella che sostituiva il punto alto doppio. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Con un ago nascondiamo il filo attraverso i punti. E tagliamo. Allo stesso modo nascondiamo anche la codina iniziale. E il nostro scialle è pronto, è grandissimo e morbidissimo, è largo circa 2 metri e alto circa 75 centimetri. E ho avanzato questo filato, con questo faremo qualcos'altro, perché purtroppo non mi bastava per fare un'ulteriore ripetizione. È inutile che vi dica che io adoro questo schema, l'avevo fatto ancora anni fa copiandolo da una foto che avevo trovato sul web e adattandolo un po' secondo il mio gusto. Le mie uncinettine dal vivo lo conoscono molto bene, infatti l'abbiamo fatto e rifatto sempre con questo filato e vi assicuro ve lo consiglio moltissimo perché dà proprio un effetto super morbido. Questo schema appunto l'hanno fatto un sacco delle mie uncinettine dal vivo e tutti hanno questo scialle, tranne me, perché ovviamente non ho mai trovato il tempo di farlo per me. Grazie a questa quarantena che ci ha costretti tutti a casa e grazie al fatto che io avevo comprato un gomitolo per fare il mio scialle, finalmente ho trovato il tempo per farlo anche per me e con l'occasione ho fatto il tutorial, così l'ho fatto anche per tutte voi. Spero tanto che questo progetto vi piaccia, che lo rifacciate, vi assicuro che vi divertirete e vi rilasserete un sacco a fare questo scialle. Se lo rifate, ricordatevi di condividere con me le vostre foto. Adoro vedere tutti i vostri lavori. Lo potete fare condividendole nella mia pagina Facebook, taggandomi in Instagram, oppure
mettendole nel nuovo gruppo Facebook che ho fatto, che si chiama Uncinetta e Divertiti. Lì potete mettere tutte le vostre foto dei vostri lavori e condividerle, oltre che con me, anche con tutte le altre uncinettine. Se vi è piaciuto questo tutorial, non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. E se siete già iscritti, grazie mille! Come sempre aspetto tutti i vostri messaggi qui sotto il video, li leggo sempre tutti e cerco sempre di rispondere a tutti. Se non riesco a rispondere a tutti, perdonatemi, ma ultimamente siete davvero in tanti. Io vi saluto, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio.